il Signore vi benedica. Carissimi che ascolterete questo video, questa riflessione, Dio mi ha messo in cuore di registrare questo video con lo scopo di dire che la verità ha un solo nome. La verità ha un solo nome ed è Gesù Cristo, il Signore dei Signori e il Re dei Re. La verità non è una religione, non è un credo, non è una filosofia, non è una dottrina di uomini, perché in questo mondo ci sono tante dottrine, cioè insegnamenti umani che l'uomo ha voluto costruire intorno alla parola di Dio, ma la verità è Gesù Cristo, che è la parola di Dio, il verbo di Dio, che è uno con il Padre. Giovanni capitolo 1 verso 1 dice: nel principio era la parola era presso Dio ed era Dio. Ma purtroppo alcuni, tra virgolette, ministri o predicatori, negano questa verità. Gesù Cristo è uno con il Padre, ma allo stesso tempo il Padre lo mandò. Lo mandò in questa terra e la parola si fece carne. Il Verbo fu fatto carne ed abitò fra di noi, come dice Giovanni, capitolo 1, verso 14. Leggiamolo insieme, cari. La verità ha un solo nome, che è Gesù Cristo. Nessun altro è la verità. E in questo video lo dimostreremo ancora, gloria al Signore. Giovanni 1, verso 14 dice: e la parola si è fatta carne. La parola, il verbo si è fatto carne ed abitato fra di noi, alleluia, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito, proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. E questa parola ci fa chiaramente capire che il verbo, cioè la parola, è proceduta dal Padre. Ma allo stesso tempo era uno con il Padre, perché il Verbo, la parola che è Gesù Cristo, fin dall'eternità era nel seno del Padre, era nel seno, cioè nelle profondità di Dio, ed era parte di Dio, era uno con Dio. Ma poi questa parola è stata mandata a noi, si è fatta carne, il Verbo è venuto sulla terra come uomo ma senza peccato, pieno di grazia e di verità. E allora l'unigenito figlio, il Verbo, è entrato nel mondo e lui stesso ha potuto dire queste parole che nessun uomo ha mai potuto dire, nessun profeta, né Abramo, né Mosè, né Geremia, né Isaia, né Daniele, nessun uomo, né tantomeno quei falsi profeti dell'Oriente come Buddha, Confucio, Maometto, tutti quanti sono stati dei ladri e dei briganti, degli impostori, dei profeti mandati da Satana, quei profeti fasulli dell'Oriente. Ma i veri profeti di Dio, come Isaia, Geremia, Zaccaria, Malachia, loro per lo Spirito Santo profetizzarono che il Messia doveva venire. Emanuele Dio con noi, perché Cristo è Dio con noi. Lui è la verità ha un solo nome, Gesù Cristo il Signore, come dice Atti capitolo 4 verso 12. E in nessun altro vi è la salvezza,
perché non vi è alcun altro nome, non c'è nessun altro nome sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati, nel quale dobbiamo essere salvati. L'unico nome, l'unica verità, l'unica salvezza è Gesù Cristo, il Signore. Amen. Il Verbo, il Figlio di Dio, colui il quale disse, nessun altro ha potuto dire questo, ma lui disse, Gesù disse, come è scritto in Giovanni capitolo 14, verso 6, Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è la via, la verità e la vita. Nessun uomo ha mai potuto dire questo. Abramo non ha mai detto questo. Mosè non ha mai potuto dire questo. Isaia, Geremia, Daniele, nessun profeta ha mai detto questo. Buddha non l'ha mai potuto dire. Maometto neppure, perché erano tutti uomini. Ma Gesù, venuto dal cielo, Emanuele, Dio con noi, Dio manifestato in carne, il Verbo fattosi carne, la verità in persona, ha potuto dire questa parola: io sono la via, la verità e la vita. Perciò, cari che ascoltate, fuggite dall'errore, fuggite dalle false dottrine, dai falsi insegnamenti che abbondano in questo mondo di tenebre. Fuggite dal Vaticano e dai suoi idoli abominevoli. Fuggite dall'Islam e le sue menzogne sataniche. Fuggite dal buddismo, dall'induismo e da tutte quelle dottrine demoniache dell'Oriente. Pensate un po', in India, che Dio abbia pietà di loro, adorano le mucche, adorano le vacche, muoiono di fame ma non possono uccidere le vacche, perché secondo loro sono degli animali sacri, perché loro dicono di credere alla reincarnazione. Allora secondo loro nella vacca potrebbe essersi reincarnato un loro parente. Sono dottrine demoniache, adorano i topi, i serpenti. Guardate Satana come sta ingannando l'umanità con le false dottrine, le favole, le eresie, l'idolatria. Come dicevo prima, il Vaticano è corrotto, fuggite dal Vaticano. Se tu che sei ancora legato al Vaticano e alle sue menzogne stai ascoltando questo video, fuggi dal Vaticano e dalle sue idolatrie abominevoli, perché il Vaticano è corrotto, è la grande Babilonia, la grande meretrice che ha ingannato i popoli della terra con le sue idolatrie, le sue abominazioni e le sue magie. Il Vaticano è pieno di dottrine false che contrastano la verità di Dio, che si allontanano dall'unica via che è Gesù Cristo. Loro hanno adorato la creatura invece del creatore. Si sono fatti immagini, sculture, idoli, statue. E ciò va contro la Sacra Scrittura, che dice: non fate